La poesia del viaggio di un fotone. Questa è Deneb, 2616 anni luce da qua, 55 milioni di anni prima di Cristo. All'interno del caldissimo nucleo della stella, nuclei di idrogeno si fondono e formano elio. Nella fusione nucleare vengono liberati neutrini e fotoni gamma. I fotoni gamma, enormemente energetici, rimbalzano addosso ad altri nuclei, aumentando l'energia di questi e perdendone un po' loro. E via via rimbalzando, restano intrappolati dentro a quell'inferno denso e per loro labirintico, per un sacco di tempo. Se il nucleo di questa stella non fosse così denso, i fotoni uscirebbero in pochissimo tempo. Invece continueranno a rimbalzare, chiusi in questo labirinto di massa densissima all'interno della stella. Intanto sulla Terra compaiono da noi i primi primati. Il tempo passa, gli ominidi imparano a camminare a due gambe e siamo a 7 milioni di anni prima di Cristo. Mentre il nostro fotone gamma continua a cercare l'uscita, continuando a rimbalzare all'interno dei nuclei della stella, da noi il tempo passa. 1.600.000 anni prima di Cristo impariamo ad usare il fuoco. 400.000 anni prima di Cristo impariamo a cacciare con le lance. 150.000 anni prima di Cristo impariamo a parlare. 11.000 anni prima di Cristo sviluppiamo e diffondiamo l'agricoltura. Inventiamo la ruota. Inventiamo la scrittura. Il nostro fotone, a suon di perdere energia, non è più un raggio gamma, è diventato un raggio X. Poi è diventato un ultravioletto. E finalmente, nel 596 a.C., riesce ad uscire dalla stella sotto forma di luce, un fotone, e comincia a viaggiare alla velocità della luce, libero nell'universo, indisturbato. Beh, oddio, indisturbato è vero fino a un certo punto, nel senso che comunque la luce viene leggermente deviata dai campi gravitazionali che incontra. Però diciamo che viaggia indisturbato, dai. Sulla Terra, intanto in Grecia, nasce la filosofia. E a Samo nasce Pitagora. Nel 551 prima di Cristo nasce Confucio. E il nostro fotone ha già percorso 425.000 miliardi di chilometri. Il tempo passa. Nel 356 nasce Alessandro Magno. Intanto che il nostro fotone ha raggiunto 2.207.000 miliardi di chilometri. E mentre la storia dell'umanità va avanti anche il nostro fotone, continua a percorrere miliardi e miliardi e miliardi di chilometri. Nel 221 prima di Cristo, l'antica Cina si unifica. Nel 44 prima di Cristo, Giulio Cesare muore. Quando nasce Gesù, il nostro fotone ha già percorso 5.638.000 miliardi di chilometri. E l'umanità avanza, e così il nostro fotone. Nel 476 d.C. cade l'impero romano. Il nostro fotone è più di 1.000 anni che viaggia indisturbato. 800 anni dopo Cristo viene incoronato Carlo Magno. Nel 1455 viene venduto il primo libro stampato. E sono più di 2.000 anni che il nostro fotone continua a viaggiare nel vuoto del cosmo. Ha viaggiato qualcosa come 19 milioni e 400.000 miliardi di chilometri. Intanto nel 1492 Cristoforo Colombo scopre l'America. Nel 1543 viene pubblicato il De Revolutionibus Orbium Celestium di Copernico. E mentre il nostro fotone ha percorso qualcosa come 20.236.000 miliardi di chilometri, noi siamo riusciti a capire che non è il Sole che gira attorno alla Terra, ma il Sole al centro e la Terra ci gira attorno. Nel 1800 Volta inventa la sua celebre pila. Nel 1895 Marconi invia segnali radio per un miglio. Nel 1903 i fratelli Wright volano. Nel 1915 Einstein pubblica la relatività generale. E intanto il nostro fotone, vero protagonista della relatività generale di Einstein, ha già percorso 23.755.000 miliardi di chilometri. Nel 1969 l'uomo mette piede sulla Luna. A noi ci sono voluti più di 10.000 anni per riuscire a costruire qualcosa che in 3 giorni percorresse quello che la luce ci mette in un secondo. E intanto il nostro fotone ha superato qualcosa come 24 milioni di miliardi di chilometri.
dopo 24.749.258 miliardi di chilometri, il fotone ha raggiunto il bordo del sistema solare. Altri 11 miliardi 978 milioni di chilometri dopo, raggiunge la Terra. Per quanto possa aver viaggiato indisturbato per 2616 anni, l'ultimo decimillesimo di secondo è la parte del viaggio più turbolenta. Entrando nell'atmosfera subisce una piccola deviazione per via della rifrazione. Resiste agli assorbimenti da parte dell'atmosfera. Resiste allo scattering, che cerca di deviarlo. Attraversa la cornea, il cristallino, colpisce la retina e il bastoncello. E lì termina il suo viaggio. E dà origine a un segnale elettrico che arriva fino al nostro cervello e ci dice che quel fotone è stato lì. Quindi quando guardate una stella in cielo e vedete un puntino luminoso, quel puntino luminoso che vedete non è laggiù, è nel vostro occhio. È veramente una parte della materia di quella stella che si è trasformata in energia, ha viaggiato per migliaia di anni e per milioni di miliardi di chilometri ed è atterrata nel vostro occhio. Voi avete dentro di voi, per un brevissimo istante, un vero pezzo di quella stella. Quando osserviamo il cielo, siamo veramente in contatto con quello che vediamo. Guardando il cielo, noi diamo senso al viaggio del fotone. Un fotone partito quando in Grecia stavano ancora inventando la filosofia. E con buona probabilità, la catena degli eventi che l'ha generato è cominciata ben prima che i primati comparissero sulla Terra. Non so voi, ma per me questa è poesia.